Che ne pensa dello scudetto vinto dalla Juve, da Sarri soprattutto, che insomma lo ha sfiorato con il Napoli e lo ha vinto con la Juventus? Guardi, io confesso, come sempre lo faccio con la sincerità che mi contraddistingue, per me queste partite non sono partite. Per me l'unica partita che sono riuscito in qualche modo a partecipare è stata la finale di Coppa Italia, per il resto ho proprio difficoltà a vederle le partite, perché per me giocare senza spettatori non è calcio. E non riesco nemmeno a comprendere perché ai tempi del lockdown si consenta, non so, andare per esempio in discoteca, dove diremmo noi dalle nostre parti si sta un gol la nata, e poi in uno stadio col distanziamento sociale come il San Paolo per esempio, 60.000 posti, non possono andare i 13.000 abbonati e avere un distanziamento di 4 metri. Quindi io, per me questo non è il campionato, consentitemi, è come se fosse stato un allenamento che bisognava partire perché ci sono anche, come dire, interessi affinché il campionato dovesse ripartire. Io mi auguro che a settembre la situazione sanitaria sia sotto controllo e che soprattutto, seppur con dei limiti, gli spettatori possano ritornare allo stadio. Cioè non si può continuare a vedere gli allenamenti, altrimenti che campionato è? Il giocatore quando va allo stadio deve sentire il tifo, lo sappiamo noi napoletani che significa il tifo. Questo vale sia per il calcio femminile, per il calcio maschile, ma per tutti gli sport. Pensate al basket, a tutti gli altri sport che senza tifo sono un'altra cosa. Sono un allenamento, un poco più di un allenamento. Da Napoli maschile invece cosa si aspetta da settembre? Beh, io devo dire, dei segnali positivi li abbiamo avuti anche in questi allenamenti, tra virgolette, campionato, quindi mi aspetto la giusta concentrazione. Bisogna dare atto a Gattuso di aver fatto un bel lavoro durante questa fase delicata di concentrazione, di competenza, di spirito di squadra, di passione. Io mi aspetto che il Napoli si possa preparare al meglio per l'inizio di un nuovo campionato che possa essere ricco di passione, ricco di tifo e sempre Forza Napoli. C'è sempre la partita di Barcellona dell'8 agosto, certo. Che insomma ci auguriamo non chiuda il ciclo della stagione, quella forse non sarà un allenamento. Mai mollare, come abbiamo detto oggi, non sa mai mollare, chi molla ha già perso.